Bene, oggi parliamo di insegni ordinati e come mantenerli e come farci operazioni sopra. Anzi, parliamo di insieme prima. Allora, un insieme è banalmente un insieme, uno di quei concetti fondamentali che non si possono definire in modo più semplice. È una qualche collezione di elementi e di solito le operazioni che vogliamo tenere o sottolineare che mantiene un insieme sono poter aggiungere un elemento, poter chiedere se c'è un certo elemento e poter eliminare un certo elemento. Quindi, non so, esempio banale, possiamo avere l'insieme con 2, 5, 1 e 7, ok? E le tre operazioni che vogliamo implementare sono aggiungere un elemento, aggiungo 3, lo aggiungo, chiedere se c'è un elemento, c'è cioè tipo 1, c'è cioè 4, non c'è, e poter eliminarne 1, che tipo elimino 7 e ottengo un insieme piccolo. Bene. Vogliamo quindi implementare una struttura dati per mantenere l'insieme e fare queste operazioni in tempo veloce. Quindi facciamo il nostro prospetto. Quello che vogliamo avere è la find, la insert e la delete. Allora, primo modo estremamente banale di implementare un insieme è con un vettore. Come facciamo a implementare un insieme con un vettore? Come facciamo a fare la insert? Aggiungiamo un elemento in fondo al vettore. Quanto ci mettiamo? O grande di 1. Come facciamo a fare la find? Dobbiamo scorrere tutto tendenzialmente, non abbiamo altro modo, e quindi potenzialmente questa cosa ci costa O di n. Poi facciamo la delete, qua, cioè dobbiamo prima trovare l'elemento se c'è, quindi dobbiamo chiamare la find, e già ci costa O di n, poi dobbiamo eliminarlo se c'è, che vuol dire che dobbiamo ricompattare tutto quello che c'è dopo all'elemento che abbiamo rimosso, quindi quello ci costa ancora tempo lineare, e quindi quello ci Quando costa. dice ricompattare, intendi che una volta che tolgo l'elemento ricollego. Cioè, ricompattare un vettore vuol dire se ho un vettore, ok? E tipo, che ne so, ho 1, 3, 2, 7, ok? E faccio una remove dell'elemento 3, va bene? Prima lo cerco, quindi papam papam, trovato. Una volta che l'ho trovato, cosa faccio? Da qui fino alla fine del vettore, prendo l'elemento successivo e lo rimpiazzo. Quindi sposto il 2 qua, Quindi vuoi mantenere la ci metto continuità di il memoria? 2. Sì, voglio mantenere la continuità di memoria. Il 2 là, sposto qua il 7, sposto qua il nulla. E ho una posizione libera adesso. Ok, e c'è questo tipo lineare. Quindi non bellissime le complessità. Vediamo cosa riusciamo a fare con una lista. Inserimento in una lista? Costante, lo possiamo inserire in coda, in testa, l'equivalente, ci costa sempre di una. Ok. Trovare un elemento, Solito. sempre lineare, perché dobbiamo scorrercela tutta, e rimozione, che rimuovere un singolo elemento da una lista costi tempo costante, ok? Dobbiamo trovarlo, e quindi fare delete in elementi ci costa sempre di n. E sembra un po' una schifezza. Fino a sembra un po' una schifezza. Ok, facciamo il primo miglioramento. Gli array fanno un po' schifo, le liste fanno un po' schifo, cerchiamo di migliorare una di questi due. Per esempio, la prima cosa che ci potrebbe venire in mente è che invece di tenerci un semplice array, di tenerci un array ma con la proprietà che sia sempre ordinato. Ok? Ci teniamo un array, però ce lo teniamo sorted. Cioè vogliamo mantenere che qualunque operazione facciamo rimanga ordinato. A questo punto, la find quanto ci costa? Log n. Log n, perché stiamo parlando di ricerca binaria. L'insert però adesso quanto ci costa? Ci costa potenzialmente n, perché potenzialmente dobbiamo spostare tutto quanto. Ok, delete. Nella complessità della insert è compresa anche quella della find, perché Pardon? immagino nella complessità della insert è compresa anche quella della find, perché immagino che devo cercare dove inserivo. Beh, ma certo, però È tanto O grande di ammortizzato. n più log n Sì, fa O fa grande di n. grande Delete ci costa anche questa O di n, perché tendenzialmente dobbiamo sempre poter.
potenzialmente dover ricompattare tutto quanto. Ok, e in realtà possiamo fare lo stesso ragionamento su una sorted list, ma non, anzi, non ci migliora la cosa perché non possiamo neanche fare una delle search in una sorted list. Dobbiamo comunque tirarcela, quindi tendenzialmente schifezza. Bene, non pare che questi approcci riescano veramente a migliorare qualcosa. Allora, il primo approccio che vediamo è uno molto semplice, che fonde due cose diverse, ovvero fonde i sorted array e le sorted list, cioè li usa insieme per migliorare veramente le complessità. Ok, qual è l'idea? L'idea è questa: mettiamo di avere un insieme di n elementi, ok? Adesso abbiamo n elementi, ditemi dei numeri. 1 tipo 1 43 ok 5 7 4, 9, 12, 15 e 0. Ok? Bene, abbiamo un po' di elementi. Quello che vogliamo fare è una lista di vettori, una lista ordinata di vettori ordinati, tali che vengono mantenute le seguenti proprietà. Ovviamente ogni vettore è ordinato. Questa è una lista di vettori, quindi i vettori dentro la lista sono ognuno ordinati. Nella lista abbiamo che per ogni coppia adiacente di vettori il più grande elemento del vettore precedente è minore o uguale del più piccolo elemento del vettore successivo. Ok, quindi cioè se noi scorressimo i che ne so, andiamo sul primo nodo della lista, ci scorriamo tutto il vettore, poi andiamo sul secondo nodo e scorriamo tutto il vettore, otteniamo tutti quanti gli elementi ordinati. Terza proprietà, se abbiamo n elementi, vogliamo che ogni vettore sia di dimensione circa radice di n. Ok? Quindi costruiamo questa cosa che si chiamano radix buckets. E costruiamo i radix buckets per questo insieme. Come sarebbero? Avremmo vogliamo che i vettori siano tutti quanti di circa radice di n, in questo caso ho fatto 9 elementi apposta per farlo uscire bene, e quindi avremo che ogni vettore sarà lungo 3, ma se ogni vettore è lungo radice di n, quanti sono il numero dei vettori? Radice di n. E ok, disegniamo. Allora, avremo tre vettori, nel primo vettore ci sarà 0, 1 e 4, poi avremo 5, 7, 9 e poi avremo 12, 15, 43, ok? Questi sono vettori e, diciamo così, avremo sopra una lista dove ogni nodo contiene uno di questi vettori. Bene, come cambiano adesso le complessità delle cose? Cominciamo con la più semplice. Cominciamo con la find. Quanto tempo ci mettiamo adesso a fare una find? Cioè, c'è un modo più furbo di fare la find con, avendo questa struttura? Considerate che questa è una lista, Questa è una lista e questi sono vettori. Beh, se io so qual è l'ultimo elemento di un vettore. Cioè il max. Esatto. Beh, cioè nel senso tu, se sei in un nodo, puoi vedere in tempo di uno tutti, cioè puoi fare accesso randomico ovviamente dentro. Faccio dicotomica sulle liste, posso fare. Fai dicotomica sulle liste e poi? E anche cioè, sull'array, poi a quel punto posso fare. Non puoi però. Perché? Perché questa, cioè, allora, tu la dicotomica la puoi fare su un vettore? Sì. Non puoi farla su una lista? La lista è un accesso casuale? Sì. Si scorre la lista e poi dentro ai vettori si fa la dicotomica. Ok. Cioè, cosa faccio? Mettiamo che sto cercando l'elemento, che ne so, 7, per dire. Sto cercando l'elemento 7, cosa faccio? Io scorro la lista
e guardo, sono in un nodo e guardo qual è l'elemento più grosso che c'è all'interno di questo vettore. Se l'elemento è maggiore o uguale dell'elemento che sto cercando, allora va bene. Ok? Se sto cercando il 7 e l'elemento più grosso del vettore in cui mi trovo adesso è il maggiore uguale dell'elemento che sto cercando, allora va bene. Perché se lo contiene vuol dire che lui lo contiene. Se invece è minore, vado avanti. Ora, quante volte potrò andare avanti? Radice di n, perché la lunghezza della lista è radice di n. Una volta che mi fermo in una qualcosa, tipo qua, guardo che c'è 4, 4 più piccolo, vado avanti, guardo che c'è 9, 9 è maggiore o uguale, quindi questa qua va bene. A questo punto cosa faccio? Cerco qua dentro. Posso usare una dicotomica? Certo. In realtà posso anche scorrerlo tutto. Perché se usassi la dicotomica, la complessità sarebbe radice di n più log n, però in realtà se io me lo scorro tutto, questo qua è grosso al più radice di n, e quindi viene radice di n più radice di n, che è ancora grande di radice di n. Quindi, facendo questo truccone, sono riuscito a ottenere una complessità della find che è o grande di radice di n. Quindi, radix con una K radix buckets, abbiamo che la find la facciamo in o grande di radice di n. Bene, prossima operazione, vogliamo inserire un elemento. Ok, vogliamo inserire un elemento e vogliamo mantenere tutte le proprietà che abbiamo detto finora. Quindi gli elementi sono ordinati all'interno di ogni vettore, i vettori sono ordinati tra di loro nella lista e la dimensione di ogni vettore è circa radice di n. Ok? Come implementiamo l'inserimento? Allora, la prima operazione che dobbiamo fare sicuramente per implementare l'inserimento, rimozione di qualunque cosa, è trovare questo elemento dove dovrebbe andare. Quindi la prima cosa che facciamo è fare la find di quell'elemento. Anche perché, essendo un insieme, se quell'elemento c'è già, non dobbiamo inserirlo. Ok? Quindi, mettiamo che io faccio la find di 8. Ok? Bene, avanti, pam pam pam. Ho trovato, lo devo mettere qua. Ok. Quanto mi costa inserire un elemento all'interno di questo vettore? Grande di 1. No. Perché voglio mantenerlo ordinato? Radice di n? Radice complessivamente. Cioè, nel senso, mettiamo che ho trovato il vettore, cioè ho fatto la find è costata radice di n, e l'abbiamo detto. Mm-hmm. Adesso ho il vettore e voglio inserirlo. Abbiamo detto che inserire all'interno di un vettore ordinato ci costa o di n, però la dimensione del vettore qua è radice di n, e quindi inserire l'elemento ci costa radice di n, perché alla peggio dobbiamo spostare tutti quanti, ma sono radice di n. Ok? Quindi facciamo veramente questa operazione. Ok, e ci abbiamo 8 e 9. E in questo caso, ma cioè è andato. Mettiamo però che adesso dobbiamo inserire, che ne so, 6 e poi 7 e mezzo e poi 8 e mezzo. Poi notiamo che questo qua sta diventando sempre più pesante e quindi le altre complessità cominceranno a un po' a andare in malora. Come possiamo fare per sistemarlo? Beh, un'osservazione è che ogni operazione che facciamo, che sia la insert o che sia la delete, sta cambiando al più la cardinalità della dimensione della lista, ma anche dei singoli cose, di 1. Ok? Allora noi cosa possiamo fare? Ci possiamo permettere di dire... Allora, intanto ci teniamo un contatore globale che ci dice quanti elementi sono nell'insieme. Un qualche contatore n. E questo possiamo farlo perché gli inserimenti sono, cioè, costanti. Ogni volta inseriamo un elemento, quindi basta che ci abbiamo un contatore e lo aggiorniamo. Da quel contatore noi possiamo sapere quanto vogliamo che siano grosse le nostre, i nostri bucket, i nostri vettori. Ok? E in questo caso, in realtà, la nostra radice di n qua è diventata tipo 3 punto qualcosa. Ok? Facciamo che arrotondiamo per eccesso. Noi vogliamo che tutti i nostri bucket siano di dimensione al massimo 4. Arrotondamento per eccesso della radice di n. Quindi abbiamo fatto questo inserimento ed è andato bene. Ok? Quando però facciamo il prossimo inserimento, ok, quando facciamo il prossimo inserimento, questo bucket, mettiamo di inserire 6. Ma
Quindi se uno dei vettori diventa più grande degli altri... Se un vettore supera l'arrotondamento per eccesso della radice di n, ok, cioè adesso in questo momento n è 11, la radice di 11 è ancora 3 punto qualcosa, l'arrotondamento per eccesso quindi è 4, ok, questo bucket è appena diventato lungo 5, quindi abbiamo perso questa proprietà che ci eravamo detti, che tutti sono più o meno radice di n. Cosa facciamo in questo caso? Facciamo la seguente cosa. Visto che ne abbiamo inserito uno, quello che vogliamo fare è spostare un elemento di quel bucket in un altro in qualche altro bucket che però è sottopopolato. Ok? Per fare questo però dobbiamo fare un piccolo cambiamento. Questi non sono più vettori, non li consideriamo più come vettori, ma li consideriamo come vettori circolari. Cosa cambia da un vettore a un vettore circolare? Astrattamente l'unica cosa che cambia è che invece di poter fare inserimenti e rimozioni con costo costante solamente dalla fine, possiamo farlo sia dalla fine che dall'inizio. Ok? Perché un vettore circolare come funziona? È sempre un vettore che però ha un puntatore all'inizio e alla fine all'interno del vettore reale. Quando noi vogliamo inserire un elemento all'inizio, semplicemente spostiamo indietro di uno il puntatore dell'inizio e inseriamo un elemento. Se vogliamo inserirlo alla fine, facciamo la stessa cosa con il puntatore della fine. Dobbiamo ricreare il vettore e fare uno più grosso, come faremo con i vettori normali, quando i due puntatori si incontrano. Quindi, e tra l'altro la stragrande maggioranza dei linguaggi di programmazione ha già questa cosa implementata e si chiama DEQ, scritto DEQUE, o Double Ended Queue. Ok, quindi questi qua non sono più vettori, sono DEQ, che semplicemente sappiamo che possiamo fare in tempo costante, cioè abbiamo tutte le cose che ha un vettore e in più abbiamo che in tempo costante possiamo sia levare e aggiungere alla fine, sia levare e aggiungere all'inizio. Detto ciò, noi abbiamo che questo padding è un po' grosso. Allora cosa facciamo? Vogliamo delegare un elemento del nostro, perché tanto sappiamo che se abbiamo sforato, non abbiamo sforato di tanto, abbiamo sforato al massimo di uno. Perché prima non stavamo sforando, abbiamo aggiunto un elemento, e quindi adesso questo bucket sta sforando ma al massimo di un elemento. Ok? Bene. Ora, quando abbiamo fatto la ricerca dell'elemento, ci segniamo, ok? Ci segniamo qual è, se esiste, il bucket più vicino che non è saturo di quelli che abbiamo incontrato. Quindi quando abbiamo fatto l'inserimento, siamo passati di qua e abbiamo detto questo bucket non era saturo, ce lo segniamo. Ce ne basta uno, ci basta il più vicino a dove poi arriviamo. Ok? Bene, allora ci sono due casi, o l'abbiamo trovato o non l'abbiamo trovato. Se l'abbiamo trovato facciamo la seguente operazione: a partire dal bucket saturo, cioè non saturo, over saturo, cioè che ha superato la capacità, fino ad andare al bucket che non è ancora saturo, facciamo la seguente operazione: facciamo una pop dell'elemento minore e facciamo una push sul vettore precedente. Ok? Ora, quando l'abbiamo fatto, se ovviamente anche il vettore precedente era saturo, ora sarà diventato oversaturo. Ma facciamo ancora la stessa cosa, prendiamo il primo elemento di questo, facciamo un po' e lo pushiamo su quello là. Se ci eravamo segnati che c'era almeno un bucket che non era saturo, vuol dire che prima o poi questa cosa termina. Prima o poi riusciamo a mettere l'elemento in un bucket che ora è diventato saturo. Questo se esiste. Se non esiste, vuol dire che il bucket che non è saturo deve essere per forza a destra. Oppure non c'è? No, non ci può non essere. Perché l'unico caso in cui tutti i bucket sono saturi è se il n è esattamente la radice. Giusto? Però in quel caso sono tutti saturi ed è bilanciato. In qualunque caso, essendo che facciamo l'arrotondamento per eccesso, ce ne dovrà essere almeno uno che non è saturo. Quindi, se non era a sinistra, deve essere per forza a destra. Allora cosa facciamo? Semplicemente proseguiamo e invece di prendere il primo e spostarlo a sinistra, prendiamo l'ultimo, facciamo il pop e facciamo il push front sul prossimo. Ora, questo qua potrà o essere diventato saturo, allora abbiamo finito, o è diventato oversaturo, allora continuiamo. In qualunque caso, da qualche parte, un bucket esiste, ok? E quindi ci abbiamo messo radice di n per trovare dove era, ok? E dopodiché abbiamo fatto
ho queste operazioni di spostamento di un elemento che ci costano tempo costante ciascuna, perché il pop da qua è tempo costante, tornare indietro in una lista è tempo costante, fare il push è tempo costante, quindi tutte queste operazioni di bilanciamento sono di tempo costante, e la lista è lunga del CDN, quindi quanto dovremo andare indietro, quanto dovremo andare avanti al massimo a fare queste operazioni è radice di n. Quindi siamo riusciti a fare l'inserimento in tempo radice di n. A un certo punto un nuovo bucket non va creato per forza. Eh? Cioè, a un certo punto, man mano che faccio inserimenti, un nuovo bucket ad una certa poi sì. Non va creato. Sì, sì, sì. La piccola cosa di questo è che questo qua tende a bilanciare i bucket, però effettivamente ad una certa capiterà che c'è quest'altro problema, che è la radice di n, cioè il numero di elementi nella lista e il numero di elementi dell'insieme diventa, come si dice? Diventa sbilanciato. Semplicemente là si può mettere una qualche regola di threshold, tipo che ne so, quando la dimensione dei bucket è diventata due volte la dimensione della lista, per dirne una, quello che faccio è che io posso accumulare radice di n elementi man mano che vado avanti, cioè cosa faccio? Sono sul primo, ok, faccio il che ne so, faccio il pop dell'ultimo, ok, questo qua no, non è vero, contare, perdono. Vado sul secondo, faccio il pop del primo e lo metto all'ultimo. Poi vado avanti, faccio il pop di due da quello dopo e li metto a quello prima. Ok? E vado avanti così. Alla fine ho ottenuto radice di n elementi. Questa cosa mi è costata radice di n, però sti cazzi. Però ho abbastanza elementi da creare un nuovo bucket di grandezza radice di n. E quindi, avendo fatto questa cosa, lo metto alla fine. E questa condizione, banalmente, la posso controllare ogni volta che faccio una insert o una delete. In realtà con la insert c'è il problema di creare uno nuovo, con la delete c'è il problema opposto, che ad una certa, dopo un certo threshold, dovrò eliminare l'ultimo. E faccio la stessa cosa, distribuisco gli elementi dell'ultimo bucket in giro. Questa operazione è costosa perché mi costa radice di n, però mi costa radice di n, che è già il costo dell'altra operazione. Beh, sto cercando di capire una cosa, se adesso noi dovessimo aggiungere per esempio due numeri grandi che vanno nell'ultimo, sì. O non so, sì. 16 e 17. Ok. Cosa succederebbe? Perché beh, allora, al primo, alla prima volta niente, cioè la prima volta lo inserisce e basta. Mm-hmm. La seconda volta, quello che succede è che questo è sbilanciato, però mentre stavamo andando... Ah, questi qua... Sono tutti da 4. Sono tutti da 4, sì. Beh, in realtà qua è molto di... come preferiamo implementarlo. Per esempio potremmo o allargare ancora un pochino la regola e poi avere il threshold... Cioè, o diciamo invece di come si chiama? Arrotondamento per accesso della radice quadrata, possiamo fare arrotondamento per accesso più 5, e poi avere quell'altro criterio che quando sforiamo anche quello allora raccogliamo per creare un nuovo bucket. Oppure, se vuoi fare le cose più early, semplicemente quando sfora quella regola, crei un nuovo bucket. Sarà un bucket estremamente under, cioè che c'ha poca roba, però non è un problema, perché tanto poi quando andrai a oversaturare questi, l'elemento si sposta. Tutti gli elementi si sposteranno in quello? No, se io infatti tipo tutte le volte che supero un certo threshold facessi una specie di split dell'array creando un nuovo bucket accanto o in fondo e poi ribilanciare... Anche volendo, cioè puoi anche splittare l'ultimo bucket, certo, sì sì, è una buona strategia anche quella. La cosa bellissima dei radix buckets, che non vengono tanto trattati da nessuna parte in realtà, è che sono estremamente flessibili. Ci potete veramente fare una marea di roba. Tipo? Mm? Tipo? Perché non è solo... Cioè, io adesso li ho usati come idea per mantenere gli insiemi, ma in realtà sì, sono molto più flessibili di così. Per dire, vi ricorderete che due volte fa abbiamo fatto i range 3, giusto? E là, alla fine avevamo ottenuto tutto in log n, giusto? Avevamo range query e range update in log n. Però non erano banalissimi da implementare, cioè già non erano banalissimi da capire e da implementare non sono per meno. In realtà possiamo usare il radix bucket per fare le stesse operazioni. Cioè se noi abbiamo un vettore, mettiamo il problema dell'altra volta, quello di che vogliamo aggiornare una somma, ok, e fare la query di una somma. Cioè vogliamo aggiornare degli elementi, insomma di qualcosa, e poi fare la query, ci chiediamo quanta è la somma di questi elementi. Se noi avessimo il vettore e ce lo teniamo come un radix bucket, noi possiamo usare
questi radix buckets come se fossero un range 3 a 2 livelli, tendenzialmente. Però molto più semplice da implementare perché è fissata la roba. E poi facciamo la stessa cosa, e ovviamente tutte le complessità ci verranno in radice di n. Perché quando dobbiamo sommare un range, ok? E questo range quindi sforerà un pochino di qua, sforerà un pochino di qua e poi ci avrà un po' di nodi in mezzo. Noi per trovare la somma di tipo tutti questi elementi non dobbiamo veramente farci andare nel vettore e farci la somma. Ci possiamo tenere nel nodo della lista la somma già di tutto quanto quel vettore. Ok? Quindi questi radix buckets sono molto più potenti di solamente tenerli insieme. Possono anche rimpiazzare il range tree. In realtà possono rimpiazzare anche una marea di strutture dati, veramente. Tipo, c'è una bellissima approssimazione del traveling salesman problem che si fa con i radix buckets. Cioè, sono veramente flessibili. Ovviamente, per molte cose ci sono soluzioni migliori, perché l'altra volta siamo riusciti a trovare log n per tutte le cose, e anche qua in realtà vedremo due strutture dati che fanno tutto in log n. Però i radix buckets sono facili da implementare, sono meglio del caso banale, è meglio di fare una semplice lista, uno semplice vettore, e danno radici di n. Quindi se avete collezioni di dati di tipo cardinalità, mettete, che ne so, milioni di elementi, ok? Avete cardinalità di insieme di milioni di elementi, se voi faceste le cose con questo, ogni operazione tendenzialmente vi può impiegare un secondo di tempo computazionale. Se usate i radix buckets, già questa cosa magari scende nell'ordine di un millisecondo. E l'impegno non è così alto. Ovviamente poi si possono implementare cose in log n e là magari l'ordine di grandezza di quanto ci mette scende nell'ordine magari delle decine di micro... No, sì, nelle decine di microsecondi. Ok. Non lo sto neanche a dire, ma anche la rimozione, esattamente specularmente all'inserimento, si fa il CDN, solo che qua invece di dare prendiamo. Ok, vediamo qualcosa di più raffinato. Ok, vediamo cosa è più raffinato. Partiamo con l'approccio più classico a questo problema, ovvero gli alberi binari di ricerca. Credo che qua tutti nella loro vita abbiano visto gli alberi binari di ricerca. Ok, c'è qualcuno che non li ha visti? Vabbè, comunque faccio un breve refresh. Avrete visto sicuramente delle tecniche buone, però un po' arzigogolate, per poi farle diventare buone, questi alberi binari di ricerca, tipo gli AVL tree e il Red Black tree o il 2-3 tree. Vi farò vedere invece una tecnica molto più semplice, che comunque ci mantiene i log n, però molto più semplice, quindi più implementabile. Ok, ricordiamoci velocemente cos'è un albero binario di ricerca. È una struttura dati che è definita ricorsivamente, che è o nulla, o un nodo con figlio sinistro e figlio destro, e la proprietà è che per ogni nodo tutti i nodi nel sottoalbero sinistro sono minore o uguale di lui e tutti i nodi nel sottoalbero destro sono maggiore o uguale a lui. Quindi, che ne so, questo è un albero binario di ricerca? No. C'è il 3. C'è il 3 che... C'è il 3 che è più piccolo del 2. È il più grande, pardon, sì. Ok, questo è un albero binario di ricerca? Sì. Cioè, se non ho sbagliato qualcosa, sì. Bene. Facciamo velocemente le tre operazioni. Quindi, come faccio a cercare un elemento? Parto dalla radice. Se l'elemento è esattamente quello del nodo in cui mi trovo, ho finito. Se mi trovo in un nodo inesistente, non esiste l'elemento. Altrimenti, se l'elemento è minore, vado a sinistra, se l'elemento è maggiore, vado a destra. Se devo cercare l'elemento 6, se è maggiore di 2, vado a destra. Se è minore di 7, vado a sinistra. Se è maggiore di 5, vado a destra. Sono andato nel nulla e quindi 6 non c'è. Cerco 1. 1 è minore di 2, vado a sinistra, 1 è maggiore di 0, vado a destra, 1 uguale a 1, ho trovato l'elemento. Inserimento,
cerco l'elemento e lo inserisco nel posto giusto. Devo inserire 6, lo cerco, sono finito in un posto dove non c'era niente, in quel posto dove non c'era niente ci metto il nodo dell'elemento. Ok. Inserisco il 9, cerco il 9, sono finito in un nodo che esiste, il 9 c'era già, non devo fare niente. Ok, e questi qua sono le due operazioni semplici. Forse qualcuno di voi non si ricorderà la rimozione. La rimozione era un pochino più delicata, leggermente più delicata. Un attimo che adesso andrò di decimali perché sono tra uno e due, non posso più aggiungere niente, però giusto per dare un'idea. Ok, tipo 1.25. Bene. Come faccio a rimuovere un elemento? Per rimuovere un elemento, prima cosa che faccio è cercarlo. Se vado in un nodo che non esiste, ho finito. Se vado in un nodo che esiste, cosa devo fare? Devo rimuovere quel nodo e cercare un rimpiazzo per lui. Come faccio a cercare un rimpiazzo per lui? Il suo rimpiazzo è o il più grande elemento del suo sottoalbero sinistro o il più piccolo elemento del sottoalbero destro. Quindi, mettiamo che voglio rimuovere lo 0. Cosa faccio? Prima cosa, cerco lo 0. Trovato. Lo cancello. E ora devo cercare qualcuno da mettere al suo posto, che faccia rispettare ancora tutte le proprietà. Chi sono gli unici due elementi che fanno rispettare queste proprietà? Sono o il più grande elemento del sottoalbero sinistro, ok? Perché sicuramente lui è ancora maggiore di tutti quanti gli elementi a sinistra e sicuramente è minore degli elementi a destra, o specularmente il più piccolo elemento del sottoalbero destro. Ora, qua non ho un sottoalbero sinistro, quindi devo per forza andare nel destro. Ovviamente questa cosa mi va bene se il nodo che sto rimuovendo è una foglia. Se è una foglia, lo rimuovo e ho finito. Però questo non era una foglia, quindi devo rimpiazzare qualcuno, devo metterci un rimpiazzo per non staccare questo sottoalbero. Cosa faccio? Cerco il più piccolo elemento del sottoalbero sinistro. In questo caso qual è? 1. Ok? Come faccio a trovare il più piccolo? Domanda per voi questa. Ho un albero binario di una certa, ho un albero binario di ricerca. Ok? Ho un nodo. Ditemi come faccio a trovare il più piccolo elemento del sottoalbero destro. Vado nel sottoalbero destro e continuo ad andare a sinistra finché posso. Esattamente. Quindi cosa faccio? Vado nel sottoalbero destra e vado a sinistra finché posso. E mi fermo subito in realtà perché non ho un filo sinistro. Ho trovato il rimpiazzo. Quindi prima cosa lo rimpiazzo. Tolgo uno e lo metto qua. A questo punto però non ho ancora finito. Finisco quando ho tolto una foglia. Questa non era una foglia. Cosa devo fare? Cercare il più piccolo elemento del sottoalbero destro, perché il sinistro non c'è. Quindi cosa faccio? Vado nel sottoalbero destro e vado a sinistra finché posso. Mi fermo qua e faccio il rimpiazzo. Questa qua era una foglia? Sì, ho finito e ho rimosso l'elemento. E valgono ancora tutte le proprietà dell'albero binario di ricerca. Ok, quindi questo era il BST, Binary Search Tree. Complessità. Dimmi. In questo modo non risulta sbilanciato, ovvero... Esattamente, complessità. Assolutamente no. Perché? Questo, cioè, per la definizione che abbiamo dato finora, questo è un albero binario di ricerca, vero? Questo è un validissimo albero binario di ricerca. Tuttavia, se io devo cercare l'elemento 6, quindi considerando la possibilità di avere un albero sbilanciato in questo caso, intendo la necessità. Per la definizione che abbiamo dato finora, però è n. N, esattamente. Cioè, per la definizione che abbiamo dato in questo momento di albero binario di ricerca, cioè per la definizione di albero binario di ricerca, questo è un albero binario di ricerca valido. E quindi la complessità della find potenzialmente è o grande di n. Stessa cosa per la insert, perché mi ha detto che sia la insert che la delete prima devono trovare l'elemento, quindi sono almeno costose quanto la find. In realtà non aggiungono complessità, ma sono comunque o grande di n. Cioè
cioè sono alla stessa complessità della find. Ok, questo era il refresh dell'albero binario di ricerca. Quanti se lo ricordavano? Dai, ok. Spero che il refresh sia stato utile per gli altri. Bene. Dopodiché, al vostro corso di algoritmi, avrete fatto gli alberi binari autobilancianti di ricerca, o bilanciati di ricerca, i BBST, Self-Balancing Binary Search Tree. Ok. Perché? Proprio perché, come abbiamo visto, ci sono dei casi in cui un albero binario di ricerca normale può avere i costi lineari. E invece noi vogliamo in qualche modo avere una nozione di bilanciamento di quest'albero, tale che il più lungo percorso dalla radice alla foglia più lontana sia più o meno log n. Perché in realtà possiamo accorgerci che le operazioni, la complessità massima delle operazioni è proporzionale alla lunghezza di questo percorso. Quindi se riusciamo a boundare questo percorso, riusciamo anche a boundare la complessità delle operazioni. Ok, facciamo un albero che un BST che non viene insegnato da nessuna parte all'università, perché l'analisi è terribile, che infatti noi non lo facciamo, però è probabilmente il più semplice in assoluto da implementare, che è lo scapegoat tree. Lo scapegoat è il capo espiatorio. Okay. È il capo sacrificale, proprio perché questa struttura dati cerca la capra da sacrificare. Il capo della situazione. Ok. Allora, cos'è uno scapegoat tree? Uno scapegoat tree è un normalissimo albero binario di ricerca con un'altra proprietà, la proprietà del bilanciamento debole. Allora, intanto definiamo una piccola nozione che in realtà è molto banale. Facciamo che questo quadro non sotto albero, questo è, questo è B, questo è C, che è la nozione di numero di nodi in un sotto albero, molto banale. Se sono una foglia, la cardinalità del sotto albero è 1. Ok, se sono un qualunque altro nodo, facciamo che sia indico con cancelletto C, la cardinalità di qualunque nodo è uguale alla cardinalità del suo filo sinistro più la cardinalità del suo filo destro più 1. Ok, il numero di nodi in un sottoalbero mi pare nulla di cosa, anzi più che cancelletto, che non riesco a farlo bene, facciamo S di C più uguale a S di A più S di B più S più size. Bene, diciamo che un albero binario di ricerca è alfa bilanciato, lo chiamerò alfa bilanciato, ma la lettera che faccio è una normale A perché non so fare l'alfa. Diremo che un albero binario di ricerca è alfa bilanciato se per ogni nodo X, facciamo che sono nodi, e facciamo che perché mi serviva una notazione di una certa per i fili destri e sinistri, facciamo che il filo sinistro di un nodo è nodo pedice S e il filo destro è nodo pedice D. Ok, vogliamo che per ogni nodo valga che la cardinalità del suo filo sinistro, quindi XS, sia minor uguale di A per la cardinalità di X e quindi and la cardinalità del suo filo destro sia minor uguale di A per la cardinalità di X. Questa la chiamiamo proprietà di alfa bilanciamento. Un albero è alfa bilanciato se
per ogni nodo vale questa cosa. Ok? Bene. Alfa sensati. Nel range 0,5,1 pensiamo cosa succede agli estremi. Quali sono gli alberi alfa bilanciati quando alfa è 0,5? Alberi binari. Albero binario è qualunque albero binario di ricerca. Completo. Completo, perché? È perché devo, ogni nodo ha al più due figli. Sì. E io so che il mio bilanciamento deve essere 0,5, quindi per forza di cose... Si devono separare metà da una parte e metà dall'altra. Ok, allora, ripeto quello che ho detto. Se tipo prendiamo alfa uguale 0,5, questa proprietà è esattamente dire che un albero è perfettamente bilanciato. Ovvero che per ogni nodo, metà dei nodi sono nel sottoalbero sinistro, perché alfa è 0,5, quindi metà, e metà dei nodi sono nel sottoalbero destro. Quindi un albero alfa bilanciato con alfa uguale a 0,5 è esattamente un albero binario bilanciato completo. Ok? Chiediamoci adesso all'altro estremo. Quali sono invece quelli che rispettano l'alfa bilanciamento se alfa uguale a 1? Cioè, ti sto chiedendo, quali sono gli alberi che rispettano alfa bilanciamento con alfa uguale a 1? Cioè, abbiamo detto, la categoria di alberi che rispetta l'alfa bilanciamento con alfa uguale a 0,5 sono tutti e soli gli alberi binari bilanciati completi, giusto? È quello che abbiamo detto prima. Ora vi sto chiedendo, quali sono gli alberi che rispettano l'alfa bilanciamento con alfa uguale a 1? Tutti gli alberi binari. Qualunque albero binario è alfa bilanciato con alfa uguale a 1. Perché cosa sta dicendo? Guarda, tutti i nodi possono essere a sinistra, cioè tutti i nodi possono essere a sinistra e tutti i nodi possono essere a destra. E grazie al cazzo, cioè qualunque albero binario. Ok. Lo scapegoat tree è un albero binario di ricerca che cerca di mantenere la proprietà di alfa bilanciamento. Ok? In realtà lo scapegoat tree non prende esattamente questo range nei suoi, come si dire, nelle cose che ritiene accettabili, ma prende questo range. Ok? Quindi lo scapegoat tree è una struttura parametrizzata che prende un certo alfa che deve essere strettamente maggiore di 0,5 e strettamente minore di 1. Ok? Quindi lo scapegoat tree non funziona né con quelli estremi da una parte e con gli estremi dall'altra. In tutto il resto funziona. Bene. Ora vi faccio... questa qua è una domanda che ho fatto, perché io, per chi non lo sapesse ancora, sono un docente alle Olimpiadi Italiane di Informatica e normalmente faccio lezioni su queste cose. E ogni tanto mi piace fare qualche domanda spinosetta di analisi degli algoritmi che stiamo facendo e di solito non mi rispondono perché giustamente sono studenti alle superiori e che cazzo ne sanno. Però, essendo adesso in un ambiente universitario, posso cercare di spingermi un pochino di più. Con solo quello che abbiamo detto adesso, nient'altro, con solo quello che abbiamo detto adesso, quindi, se un albero binario di ricerca rispetta la proprietà di alfa bilanciamento, qual è l'altezza massima dell'albero? Sì, i nodi sono n. Avete un albero di n nodi e sapete che che è un albero binario di ricerca e sapete che rispetta la proprietà di alfa bilanciamento con un alfa qualunque che sia in quel range là, e vi chiedo qual è l'altezza dell'albero al massimo? Nemmeno un E se alfa fosse 1 sarebbe n. Però alfa non, però può, non essere. Può essere. Alfa non può essere 1. Beh, cioè, se alfa fosse 1 sarebbe n. Se alfa fosse 0,5 sarebbe logaritmo in base 2 di n. Io vi sto chiedendo, per alfa generico, in quel range, qual è l'altezza dell'albero?
slogan? No. Cioè, nel senso, non voglio risposta random. Pensateci. È tipo logaritmo. Cioè, non è che andate avanti a sparare a caso e poi vi dico sì, è giusto. 4. In teoria, cioè, a ogni livello, alla peggio, hai un nodo. A ogni livello, alla peggio, hai un nodo, cioè c'è un meno 1. N-1. No, è meglio di così. Il caso peggiore è meglio di così. A ogni livello cosa succede? Cosa ci garantisce a ogni livello questa cosa? Cioè, pensate tipo qual è il caso peggiore e qual è il caso migliore. Il caso migliore è che si dividono esattamente a metà. Però noi non ci dobbiamo, non stiamo cagando il caso migliore, stiamo cagando il caso peggiore. Qual è il caso peggiore? Se non ci fosse l'altro bilanciamento, il caso peggiore è che ce ne sono 0 da una parte e tutti dall'altra. Giusto? Però ci abbiamo l'alfa bilanciamento. Cosa ci garantisce l'alfa bilanciamento? Comunque c'è almeno uno. Che? Se almeno uno. Almeno uno non ci garantisce qualcosa di più forte? Noi stiamo dicendo, guarda che almeno, cioè questo qua è al massimo grosso come questo. Ma io so che in un albero perfettamente bilanciato S di XS è logaritmo, è logaritmica su M, quindi sarà A per log. No, facciamo sto ragionamento perché l'idea iniziale è molto buona, cioè basta questa idea, l'analisi è una cagata, ok? Poi l'analisi è veramente una cagata, ma ci serve questa idea fondamentale. Ora, abbiamo detto, ci troviamo in un nodo, ok? E ci stiamo chiedendo quanto può essere tendenzialmente sbilanciato sto albero, giusto? Perché noi vogliamo il caso peggiore, quindi il caso peggiore è quando tende da una parte, ok? E abbiamo detto, beh, qual è il caso migliore? Il caso migliore è che i nodi si spacchino entrambi esattamente a metà, ce ne abbiamo metà a sinistra e metà a destra. Qual è il caso peggiore? Abbiamo detto, se non ci fosse l'alfa bilanciamento, il caso peggiore è che sono tutti da una parte. Ma abbiamo l'alfa bilanciamento, questa cosa ci dà una garanzia forte. Se l'albero è binario è sempre log n, no? Perché tu, cioè, se hai solo due nodi e non può essere uno, vuol dire che tu dall'altra parte hai ogni figlio, cioè ogni nodo ha due figli. No. Perché un albero binario non completo, potrebbe, cioè, potrebbe essere una linea. Potrebbe essere una linea, allora. Ma potrebbe essere una linea. Ma cioè, la cosa che dobbiamo usare è sto alfa bilanciamento, perché è l'unica cosa diversa che abbiamo da un binary search tree. Almeno uno. E poi e almeno uno ti do ragione, ma almeno uno è una garanzia troppo debole, perché può uscire un albero lungo n mezzi, con almeno uno, giusto? Sì. Ma l'alfa bilanciamento ci dà una roba più potente? È S di X per 1 meno alfa. Almeno. Nel senso? Ripetimi, scusa. Che noi sappiamo che in ognuno dei figli ci sono almeno S di X per 1 meno alfa. Sì, ok, perfetto. Ma, e alfa cos'è? È una qualche costante? Quindi cosa vuol dire? Stiamo scartando una frazione costante dei nodi ogni volta? Ok? Questo stiamo dicendo. Stiamo dicendo, non è un 1 che stiamo mandando dall'altra parte per forza, non sono 2, non sono 3. È una frazione costante di tutti quelli che abbiamo. E cosa succede quando scartiamo una frazione costante di una cosa ogni volta? Quante volte ci dobbiamo fare questa cosa prima di arrivare a zero? Logaritmo. È esattamente il motivo per cui l'albero binario bilanciato perfetto è alto log 2, perché ogni volta scartiamo metà dei nodi. È logaritmo inverso di n, perché scartiamo metà dei nodi. Però qua non stiamo scartando metà dei nodi, scartando meno. E ora vi chiedo, qual è esattamente l'altezza massima di sto albero? Ne stiamo scartando sostanzialmente l'alfa percentuale, cioè sì, ok, e qua è potete vederlo anche un po' come un ipofaith. Se quando alfa è 0.5 il logaritmo viene in base 2, e quando alfa è 1
viene n, secondo me qual è la regola? La base a logaritmo di 1 su alfa di n. Perché? Intanto controlliamo che vada ai bordi. Se alfa è 1, viene logaritmo base 1 di n. Ma quant'è logaritmo base 1 di qualcosa? Sapete quant'è logaritmo base 1 di qualcosa? È il numero. È quel qualcosa. Ok? Perché, cioè, quando la base è 1, la curva del logaritmo si appiattisce, si appiattisce, si appiattisce finché non diventa una retta. Ok? Forse è il contrario, comunque fa n. Bene, proviamo con l'estremo 0,5, 1 fatto 0,5 fa 2. Quindi necessiterà anche su questo n, se perché un su 1. No, no, perché due fattori ci fanno dire che non è mai n. Non può arrivare a 1. Primo, non può arrivare a 1. E secondo, alfa è una costante. Alfa è una qualche costante fissata. Può essere 0,7, può essere 0,9999, ok? Fissiamo questa costante, questo qua viene un numero. Questa base del logaritmo è un qualche numero, giusto? Perfetto, facciamo il cambio di base del logaritmo, viene logaritmo in base 2 di n fratto logaritmo in base 2 di quella costante, ma quello là è diviso una qualche costante, e lo grande si mangia le costanti. E quindi questa cosa, asintoticamente, in lo grande, è tanto buona quanto logaritmo in base 2. Sempre. E non abbiamo garantito il perfettamente bilanciato, abbiamo garantito un generico alfa bilanciamento. Quindi ogni volta che ci chiederemo quanto possiamo, cioè quante operazioni dobbiamo fare per andare a scorrere dopo fare la find, sarà o grande di log n, perché l'albero con l'alfa bilanciamento abbiamo garantito che è al più alto grande di log n. E basta questo, sembra molto un trucco matematico, cioè non sembra reale sta cosa, sembra molto un trucco matematico, ma in realtà il fatto che l'analisi asintotica, l'analisi non grande, non si interessa dei casi piccoli. Se noi mettiamo 0,99 come A, come alfa, ovviamente se facciamo alberi da 50 ci verranno delle linee, ok? E va benissimo, perché quando n sarà miliardi di miliardi, invece verrà una roba che effettivamente ci metterò n. Bene, ora abbiamo fatto l'analisi, cosa che non faccio normalmente a lezione con gli studenti superiori, cioè no, veramente la faccio, ma è molto più aiutata da me, comunque bravi. Ok, cominciamo ora a implementare le operazioni. Abbiamo detto che uno scapegoat è un normalissimo albero binario di ricerca, dove però vale anche la proprietà di bilanciamento, di alfa bilanciamento. Sappiamo che è alfa bilanciato. Bene. Come implementiamo la find? Abbiamo detto un normale albero binario di ricerca. Come implementiamo la find? Come in un normale albero binario di ricerca. Però stavolta quant'è la complessità? Log n. Log n, perché? Perché sappiamo che è bilanciato con l'alfa. Quindi è... E quindi? L'altezza massima dell'albero è log n. E il caso peggiore è che dobbiamo fare il più lungo percorso dalla radice a una foglia, ma sappiamo che questa cosa è boundata da questa cosa, e quindi anche la complessità della find sarà questa complessità. Dimmi una cosa, cioè credo che l'hai detto prima, però per essere sicuro, se ovviamente abbiamo 0. alfa che è 0,999 eccetera eccetera, se abbiamo, cioè, però una qualche costante ovviamente, cioè 0,99, però sì, cioè finisce ad una certa, se fosse un albero a 50 nodi la differenza sostanzialmente sarebbe poca, e quando sono veramente molti di più che si sente, sì, anche perché la frazione aumentando enormemente il numero di nodi comunque in qualche modo lo bilancia ad una certa, esattamente, sì, ovviamente. Poi lo vedremo questo trade-off, però più, cioè tutti quanti sappiamo che sono log n, sapremo che sono log n, però più questa cosa è vicina a 0,5 e più viene una cosa che sembra un albero bilanciato perfetto, e più aumenta però
il fattore costante, perché noi stiamo dividendo per qualcosa, quindi quel qualcosa lo paghiamo, ok? Ma se tipo questo è un numero molto vicino a... quella costante cambia, ok? E più ci avviciniamo da una parte, più pagheremo per una certa cosa e meno pagheremo per un'altra, e più ci avviciniamo dall'altra, più pagheremo per una cosa, sempre stando in log n, però cambiano i fattori costanti, perché effettivamente cambia sta costante. Però una costante. Bene. Ok, la find è esattamente la stessa identica del binary search tree. Identica. Ok. Le due cose diverse sono la insert e la delete. Ok. La insert inizia in maniera molto easy. Quello che facciamo, iniziamo con un albero, che ne so, mettiamo un 5, un 3, un 1, un 4, un 8, facciamo un 7, facciamo, no, facciamo più che non ci sono, va, così diventa più interessante più velocemente. Ok, facciamo così. Perfetto. Ok. Questo è un albero binario di ricerca. E su questo non ci piove. Giusto? Mm-hmm. Ok. Mi serve che almeno uno di voi sia armato di calcolatrice. Di calcolatrice scientifica. Se con Python fai from math import star. Perché servirà. Ok. No, vabbè, cioè se no, perché mi servono i logaritmi, non è che serve questa cosa, va bene anche la calcolatrice scientifica. Ora, vogliamo fare uno scapegoat, però non possiamo fare uno scapegoat, perché ogni volta che noi creiamo uno scapegoat è un alfa scapegoat, dobbiamo decidere un alfa, ok? Per convenzione, ma in realtà anche perché il valore raccomandato da chi ha scritto il paper, usiamo due terzi come alfa. Quindi il nostro alfa è due terzi. Quindi, ora ci facciamo una domanda. Questo qua è un albero binario di ricerca, ma è un alfa scapegoat? Che cazzo? Beh, cazzo ne sappiamo. Boh, calcoliamocelo. Vogliamo controllare che per ogni nodo valga sta cosa. Quindi, prima cosa, banale, è avere la cardinalità di ogni sottoalbero. Quindi, 1, 2, 4 e 1. Ho sbagliato, vero? No, ok, perfetto. Ok, dopodiché controlliamo la condizione di alfa bilanciamento. Come facciamo? Beh, allora, per le foglie è inutile controllarlo, sono alfa bilanciate. Ok? Perché 0 minore uguale di positivo per positivo è vero. Ok, cominciamo da questo. Come facciamo a controllare che questo nodo è alfa bilanciato? Applichiamo questa cosa. Nello specifico una tabellina che ci piacerà tantissimo, che è la tabellina che mi dovete fare adesso, è che vogliamo per un po' di numeri, ok, qual è il prodotto tra quel numero e il logaritmo, no, che il logaritmo di un cavolo, perdona. E no, lo faccio a mente, perché quello è uno step dopo, perdon, stavo già andando avanti, non sarà ancora la calcolatrice. Si può fare a mente. Allora, cosa abbiamo? Beh, tipo, cominciamo da questo nodo. 0 è sicuramente minore uguale di qualunque cosa, quindi figlio destro va bene. Figlio sinistro, 1 minore uguale di, abbiamo 2 terzi per cardinalità, quindi 1 è minore uguale di 4 terzi? Sì. Sì, quindi questo va bene. Questa è una foglia, e va bene. Facciamo qua. Allora, intanto 4 per 2 terzi fa 8 terzi, che è tipo 2.6 periodico, ok? E sia 1 che 2 sono minore o uguale di 2.6 periodico. Quindi quest'albero è un alfa scapegoat con alfa 2 terzi. Bene? Allora, l'inserimento è in due fasi. Per inserire un elemento, la prima cosa che facciamo è inserirlo. Ok? Quindi, che ne so, mettiamo che vogliamo inserire un 9. Sì, dai, 9 va bene. Ok, inseriamo 9. Ovviamente, visto che su ogni nodo ci vogliamo tenere questi numeretti, quando lo stiamo cercando per inserire, ovviamente tutti i nodi su cui passiamo aumentiamo di 1 il conto dei nodi, perché poi quando lo metteremo
se non do, cioè, lo possiamo fare anche dopo, però possiamo farlo anche mentre stiamo scendendo. Quindi questi qua diventano 5 2 e qua abbiamo il 9 e 1. Ok, bene. Ogni volta che inseriamo un nodo, controlliamo, dopo che l'abbiamo inserito, risaliamo e controlliamo che per ogni nodo sul percorso da dove l'abbiamo inserito alla radice valga ancora la proprietà di alfa bilanciamento. In questo caso credo valga. Ok, bene, aggiungiamone ancora, cioè di una certa non vada più, facciamo, aggiungiamo un 10, qua abbiamo che questo diventa 6, questo diventa 3, questo diventa 2, questo diventa 1, vale ancora? Cioè perché quella che si romperà tendenzialmente è questa. Ad una certa, se adesso continua ad aggiungerli così, ad una certa si romperà questa, perché abbiamo, qua stiamo controllando che 3 sia minore o uguale di 4? Sì, ok, va bene, aggiungiamo un altro, quindi cosa diventerà qua? 7, 4. 4 è minore uguale di 12 terzi. Ok, aggiungiamo ancora un altro. Vedete che comunque l'alfa bilanciamento è molto più lasco, è proprio molto molto più lasco. Ora abbiamo 8,5. 8,5? Vale? Non vale? 8,3. Quindi non vale ancora? Cioè è ancora valido? È ancora valido. Aggiungiamo un altro. Cioè se non ho sbagliato il punto. 13. Quindi abbiamo 9 e 6. Sono uguali. Sono uguali? Ok. Ne aggiungiamo un altro. 14. Abbiamo 10 e 7. Se non ho sbagliato qualcosa. E adesso dovrebbe valere che 6,6 periodico. Ok, perfetto. Quindi abbiamo inserito, abbiamo inserito, abbiamo inserito. Ad una certa abbiamo rotto la proprietà di alfa bilanciamento. Ok? Ora, se abbiamo rotto la proprietà di alfa bilanciamento, dobbiamo trovare il capro sacrificale. E il capro sacrificale è definito come il nodo più alto nel percorso che abbiamo appena percorso dalla radice alla foglia che abbiamo inserito, ok? Che non rispetta la proprietà di alfa bilanciamento. In questo caso la radice. Tra l'altro, noi non abbiamo controllato, ma magari si era rotta da qualche parte qua in mezzo? Sì. Qualcuno mi può controllare... Qualcuno mi può controllare qual è la prima coppia di numeri decenti per cui non vale quella cosa? Se no lo posso calcolare io, cioè nel senso qual è, perché se facciamo una linea tutte quante le cose saranno numeri decenti. Cioè controllamela con 3, 4, 4, 5, 5, 6, dimmi qual è il primo che si rompe. Fai, dimmi, tipo 3 è minore uguale di 8 terzi. Sì. 2.6 8 terzi 2.6 3 non è infatti la risposta è no, uguale, no. Ah, ok, quindi questa cosa già si rompeva con, ok, quindi abbiamo detto 3, quindi secondo me questa cosa si rompeva già qua e non ce ne siamo accorti perché stavamo prendendo solo la radice, infatti mi sembrava un po' lungo. Allora quindi ricalcoliamo un attimo, qua abbiamo 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3 e 5. Ok, questo è palesemente falso. Qua dobbiamo controllare che 1 sia minore uguale di 4 terzi, ed è vero. Qua dobbiamo controllare che 3 sia minore uguale di 3, 4? 4, 3, sì, quindi... Ah, ok, perdona, ho messo un altro. Che lo metto qua. Lì era uguale, cioè questo è 4, questo qua ci mettiamo un 7. Ok.
4 e 3, 4 è minore uguale di 3 è minore uguale di 4 terzi? No, 8 terzi, pardon? No. Ok, perfetto. Quindi abbiamo fatto un inserimento, abbiamo inserito questo elemento e abbiamo trovato un punto dove si è ottenuto l'affiancamento. Ora dobbiamo trovare il capro sacrificale. Il capro sacrificale, ripetiamo, è il nodo più in alto nel percorso dalla radice al nodo che abbiamo appena inserito, tale che non vale la proprietà di alfa bilanciamento. Quindi sappiamo già che non vale qua, l'unico dove ce lo dobbiamo chiedere è se non vale anche qua. E ce lo chiediamo, 4 è minore uguale di 10 terzi? Se non ho fatto male i conti? No. E 10 su 3 sarà 3.3. No, palesemente no. Ok, quindi abbiamo trovato che il nostro capro sacrificale è la radice. Ok, perfetto. Una volta che abbiamo trovato il capro sacrificale, quello che facciamo è molto semplice. Stacchiamo tutto il sottoalbero dall'albero. In questo caso c'è nulla, però se tipo fosse stato qua, staccavamo qua. Ok, stacchiamo tutto il sottoalbero. Lo ribilanciamo in tempo lineare e lo riattacchiamo. Fine. Cioè si staccano 7, 8, 9, 10. Sì, in questo caso no, perché abbiamo trovato che il capro sacrificale è la radice. Però facciamo solo for the sake of the argument, facciamo finta che era questo. Ok? Quindi cosa facciamo? Stacchiamo questo sottoalbero. Lo bilanciamo in tempo lineare. Come si fa a bilanciare in tempo lineare un albero binario di ricerca? Facciamo una visita in order, ovvero abbiamo un vettore, ok? E facciamo il seguente algoritmo ricorsivo: visita il filo sinistro, aggiungimi al vettore, visita il filo destro. Quindi, visita il filo sinistro, no, non c'è, aggiungimi al vettore, visita il filo destro. Poi farà ancora papam papam e qua esce 8, 7, 9, 10. Questo ci fa recuperare in tempo lineare il vettore ordinato degli elementi. Abbiamo fatto il tempo lineare. Ok? Ora vogliamo da questo vettore costruire un albero binario perfettamente bilanciato di ricerca. Come facciamo? Intanto, una volta fatto questo, questo ce lo possiamo dimenticare. Ok? E ricordiamoci che è attaccato qua, perché poi dove lo riattacchiamo, però a parte quello. Come facciamo? Per costruire un albero bilanciato, un albero di ricerca perfettamente bilanciato, binario, quello che facciamo è, abbiamo il vettore, prendiamo l'elemento centrale, lo eleviamo a radice e ricorriamo sulle due parti. E in questo caso posso scegliere uno qualunque perché sono pari, che ne so, prendo l'8, quindi prendo l'8, lo elevo a radice e ricorro sulle due parti. Qua avrò solo 7, qua ancora devo fare una scelta arbitraria, prendiamo penso 9. E poi ci sono 10. Questa cosa crea un albero binario perfettamente bilanciato. Perché ogni volta ne prendo uno e divido esattamente a metà i nodi. Ok? Che era il caso migliore che dicevamo prima. Una volta fatto ciò, l'ultima altra cosa che faccio è riattaccare questo albero qua. E questo è l'inserimento. L'inserimento è semplicemente inserisco, 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 ogni volta controllo che non ho rotto da nessuna parte la proprietà di alfa bilanciamento, e dove devo controllare in realtà è poca roba, perché solo c'è l'unico posto, c'è l'unico pezzo di albero dove si può essere rotto, e nel percorso che ho fatto dalla radice dove ho inserito, quindi controllo solo quelli e sono un numero logaritmico, quindi va bene. Se l'ho rotto da qualche parte, allora quello che faccio è cercare il più alto nodo di questa catena dove l'ho rotto, stacco tutto il sottoalbero, lo ribilancio in tempo lineare, che vuol dire estrarre in un vettore gli elementi in tempo lineare, poi ricostruire l'albero perfettamente bilanciato, e lo riattacco. Per... è sublineare comunque perché... no, ho parlato, penso da già. Cioè, per quale strana ragione sta roba dovrebbe avere una complessità buona? Perché ogni tanto stiamo prendendo e facendo operazioni lineari, giusto? In realtà le fai su qualcosa che non è mai l'albero interno.
No, tipo qua ci era capitato che le facevamo sulla zona intera. Beh, però gli altri 91 dall'altra parte. Beh, ma qua quello che era capitato è che proprio doveva fare il ribilanciamento dell'albero totale. Qua ci mettevamo veramente N. Ah, vero. Ok, dimmi. Dicevo una cosa, non so, mi è venuto in mente, non so se è giusto, il ragionamento. Per capire se si è rotto l'alfa bilanciamento, potrei anche provare a ragionare, magari non in maniera stretta come ora, perfetto, cioè fare un rapporto tra i due sottoalberi, cioè se l'alfa è 2/3, il rapporto tra l'albero sinistro e quello destro dovrebbe essere circa 2/3. Allora, ci sono sicuramente modi di migliorare questo controllo. In realtà c'è, se poi ve lo dico, c'è un modo, c'è quello ottimale, che invece di controllare l'alfa bilanciamento su tutti i nodi, una volta che io inserisco, so quant'è la profondità, ok? So quanto dovrebbe essere la profondità massima di un albero alfa bilanciato, perché abbiamo trovato la formula che usa prima, giusto? Che è il logaritmo in base a 1 fatto alfa di n. Semplicemente guardo se l'altezza è maggiore di quella che dovrebbe essere, e in quel caso so che qualcosa si è spaccato. Però a quel punto devo veramente andare a vedere. Però se non voglio andare a vedere tutte le volte, un trucco che posso fare è che io semplicemente quando inserisco, alla fine, so l'altezza a cui ho inserito, guardo se quell'altezza è strettamente maggiore dell'altezza massima che dovrebbe avere sto albero, cioè se questa roba è strettamente maggiore di logaritmo in base 1 fratto alfa del numero di nodi totale, in quel caso so che ho rotto qualcosa. E allora solo a quel punto riparto verso l'alto a cercare qual è quello più in alto che ha rotto questa cosa. Ok? Bene. Ok. Per quale ragione in cielo sta roba dovrebbe essere, dovrebbe avere una roba, cioè un tempo migliore del O grande di N che avevamo prima? Perché, cioè, la risposta breve è perché analisi ammortizzata. Come vi ricordate l'altra volta, anche l'altra volta avevamo fatto, cioè due volte fa avevamo fatto i pairing heap, che sembrava che fosse una schifezza, invece era log N. Qua uguale. Tendenzialmente la cosa che si può notare, che è il motivo per cui non si fa l'università questo qua, perché l'analisi di far vedere che sta roba è veramente log n è terribile, perché è log n. Ok. L'analisi è terribile. L'intuizione è che se noi mettiamo di avere proprio una linea lunga n, ok? Facciamo un inserimento e ci dirà di ribilanciare tutto, perché lo scapegoat sarà la radice. E quindi quell'operazione la paghiamo n, perché dobbiamo veramente ribilanciare tutto. Però cosa otteniamo poi? Otteniamo un albero perfettamente bilanciato. Ora ci chiediamo, se continuiamo a inserire roba che andrà in una linea, quante ne dobbiamo inserire prima di fare un altro ribilanciamento? La risposta, cioè, è difficile, nel senso, la risposta è molto difficile. Una risposta che mi va bene è tanti. Cioè, sempre di più, immagino. Sempre di più. Esatto. Perché se facciamo il limite per n che tende a infinito della somma delle complessità del singolo insert, il tutto fratto n, viene log n. Quindi questo ci dice che se abbiamo n nodi e facciamo una operazione dobbiamo ribilanciarli, e questa cosa l'abbiamo pagata n, quindi, ok? Se il limite deve tendere a log n, vuol dire che nelle prossime n operazioni, ok, in totale avremo pagato solo log n fratto n. Perché sappiamo che, cioè, a posteriori sappiamo dall'analisi che deve uscire log n. Quindi se noi bilanciamo perfettamente un albero lungo n, sappiamo che non capiterà che dobbiamo fare di nuovo un ribilanciamento per le prossime log, cioè per le prossime tipo n fatto log n volte, cioè la cosa giusta, insomma, quella che fa venire la complessità giusta. Domanda, ma worst case è diverso dall'analisi ammortizzata? Certo. È worst case in analisi ammortizzata. Cioè analisi ammortizzata vuol dire semplicemente che a te non interessa la complessità delle singole operazioni, ma ti interessa, no, cioè, allora, stiamo sempre in worst case analysis, sempre analisi del caso peggiore, ok? Però a te nell'analisi ammortizzata non interessa, cioè si usa l'analisi ammortizzata perché nella realtà è così, cioè
è molto difficile che tu fai un albero bilanciato bilanciato di ricerca e poi fai una insert. Nei casi reali è difficile. Tu fai l'analisi di cosa succede nel tempo, cioè usandola tante volte cosa succede. Cioè, un po' come dire che una volta trovato il caso peggiore poi non lo trovi per un sacco di tempo. Esatto, una volta trovato il caso peggiore temporale, diciamo, cioè in quell'istante di tempo, poi per una marea di tempo non lo ribecchi. Okay. È più ottimista dell'analisi nel caso peggiore. È più ottimista dell'analisi del caso peggiore. Cioè, è invece, cioè normalmente l'analisi del caso peggiore, quella classica, diciamo, è per singola operazione. Questa qua è l'analisi del caso peggiore per un insieme di operazioni. Su una linea di casi peggiori, cioè... No, non è sulla linea di casi peggiori. È diverso. Cioè, non è che stai prendendo tanti casi peggiori e stai guardando una roba di là. No, dico, c'è l'analisi best case, average, amortized, sì, e worst case. Sì, però quello che ti sto dicendo è l'analisi ammortizzata, ok? Cioè l'analisi worst case è fai un'operazione e guardi quant'è la cosa peggiore che ti può capitare, ok? L'analisi ammortizzata è fai n operazioni e ogni volta guardi cos'è la cosa peggiore che ti può capitare, fai la somma di tutti quei tempi e poi dividi per il numero di operazioni che hai fatto. Questa è l'analisi ammortizzata, cioè comunque si sta concentrando nei casi peggiori. Ok? Comunque sta concentrando i casi peggiori, solo che rilassa un pochino la cosa, che non dice ne prendo uno, cioè non ne prendo uno nel senso ne prendo uno di caso peggiore, non è che faccio una operazione, ma ne faccio n e dopo prendo il tempo medio, però di casi peggiori, sto prendendo il tempo medio di casi peggiori per tante operazioni fatte in successione. Diciamo, quando uno confronta la complessità può utilizzare quella ammortizzata come sostituto di quella worst case? Sì, tendenzialmente sì, perché a meno in casi veramente particolari, come ho detto prima, quando è che ti capita di fare solo una insert e poi basta? Tendenzialmente mai. Nella pratica il worst case ammortizzato è tanto buono quanto il worst case reale. Anche perché, cioè, senza andare tanto lontano, questo qua non è o grande di 1. La semplicissima pushback in un vettore non è un grande di 1 in worst case classico, è un grande di 1 ammortizzato, perché ogni tanto capiterà che il vettore si riempie e voi dovete allocarne un altro di dimensione doppia, ricopiare tutti gli elementi e cancellare quello vecchio, e questa cosa a tempo lineare, costa tempo lineare. Però se ne fate tante di insert, perché quando mai vi capita di fare una insert e poi chiudete il programma? Quando ne fate tante di insert, la complessità si ammortizza, la complessità pessima, sempre pessima, si ammortizza a costante. Quindi in realtà tutta la tabella lì è ammortizzata. Alcuni sono classici, chiamiamoli, altri sono ammortizzati, ma in realtà quando si fa analisi di algoritmi, a parte in casi super particolari, ammortizzato è tanto buono quanto istantaneo, diciamo. Ok? Allora, ok, finisco perché ci manca un'operazione, però banale. Ci manca la rimozione. Inserimento ad invisto. Rimozione. La rimozione funziona anche questa in due passi. Primo passo lo rimuovo, cioè con un normale binary search tree. Faccio il normale algoritmo in un binary search tree, quello che abbiamo visto prima, per rimuovere un nodo. Quindi lo cerco, lo rimuovo, trovo il rimpiazzo, lo rimpiazzo, eccetera, eccetera. Ok? Mi tengo un contatore per tutto l'albero di quanto è stato lo storico del numero massimo di nodi che abbia mai visto. Ok? Cioè se io ho tipo quest'albero che ha, mettiamo, 10 nodi e ne tolgo uno, la dimensione attuale dell'albero diventa 9, però diciamo che il massimo storico rimane 10. Poi se ne tolgo un altro diventa 8 e 10, poi magari ne inserisco 3 e diventa quindi 11 e 11 e avanti così. Ok? Bene. Se ad una certa il massimo storico, cioè se, pardon, il valore attuale diventa minore del massimo storico per alfa, cioè quindi praticamente se fosse 2 terzi, ok? Se il massimo storico è 15, sì,
Ok, se massimo storico è 15, questa cosa scatta quando il numero di nodi diventa 9. Cioè quando scende sotto i due terzi del massimo storico. Mm. Ok? Va bene? Quindi la condizione di trigger per questa cosa è questa qua. Quando succede questa cosa, semplicemente ribilancio tutto l'albero. Fine. Questa è la rimozione. La rimozione è faccio la normale rimozione, controllo ogni volta che il count attuale dei nodi sia maggiore o uguale del alfa per il numero di nodi del massimo storico. Se non è vero, quindi se è minore, faccio un ribilanciamento globale dell'albero e ovviamente resetto il massimo storico al valore attuale. Questa è la rimozione. Anche questa, per qualche magia, per sempre per la magia dell'ammortizzamento, risulta essere Lugenne. Bene, allora, in realtà io per oggi avevo ancora un altro argomento, che sono, cioè, di qua siamo andati nella direzione alberi, che era una direzione di cose, e però c'è ancora l'altra direzione che è altri magheggi con liste e quant'altro. Però visto che oggi abbiamo sforato, direi che lo vediamo come primo argomento della prossima volta, ok? Vedremo un'ultima struttura per fare questa cosa, che è totalmente diversa, quindi non richiede neanche... Cioè, non vi dimenticate dopo due secondi quello che abbiamo fatto oggi, ovviamente, però non richiede quello che abbiamo fatto oggi, perché è totalmente diversa. Quindi, se non ci sono domande, direi che per oggi abbiamo finito.